Ciao ragazzi, sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi parliamo di un fucile che in Italia non era ancora nemmeno arrivato, infatti è disponibile per il preordine proprio da oggi. Quando giro il video, quindi per voi sarà già disponibile dal preordine da un paio di giorni, se lo state guardando molto molto nel futuro il fucile sarà già di libera vendita oppure i rettiliani avranno finalmente ripreso il controllo della società. Questo non lo possiamo sapere. Sciocchezze a parte, oggi recensiamo l'MPX, ovvero il fratellino mitraglietta dell'MCX, quindi del Senpai là dietro. È un fucile veramente molto interessante prodotto a Seagate che va a rivoluzionare letteralmente il parco mitragliette per quanto riguarda il soft air e non vedo l'ora di parlarvene perché sono veramente hypato. Ho preso contro il microfono. Prima di partire, ovviamente, sigla. No, davvero? Davvero non sai che siamo al Monopoly Software Shop dove puoi fare il preordine di questa incredibile mitraglietta e di un sacco di altri prodotti da software a prezzi veramente ottimi? Partiamo dunque con la recensione, non voglio perdere troppo tempo. Questo affare è incredibile ed è incredibile non solo perché secondo me distrugge tutte le altre mitragliette sul mercato, ma perché ha anche pochissimi punti deboli e per la maggior parte è una figata. Partiamo dagli esterni. Come potete vedere è fatto veramente molto bene, anche perché è Seagate, quindi interni VFC, esterni curati al minimo dettaglio, loghi originali e qualunque tipo di leva, logo e altra features è ovviamente fatta paro paro all'originale. Guardate questa impugnatura. Mamma mia, vorrei leccarla. Come detto, la replica è completamente ambidestra, quindi posso andare a armare la leva d'armamento e la devo spingere avanti. Vi spiego dopo perché e andarla a chiudere sia da una parte sia dall'altra. Stessa cosa vale per lo sgancio caricatore. Tutte le leve sono poste veramente molto comode. Anche se, per essere completamente onesti, War ha notato che questo tasto di sgancio è un pochino troppo corto. Sarà forse perché ha le mani piccole, questo non lo sappiamo. In ogni caso, a mio parere, tutti i tasti sono molto comodi. Potrebbe essere necessario andare a spostare leggermente la mano avanti per arrivare al tasto di sgancio. In ogni caso, potete sganciare il caricatore dall'altra parte senza problemi. Già che parliamo di caricatore, per andarlo a reinserire ci vuole un minimo di destrezza, perché anche se il ricevitore dei caricatori è abbastanza largo, bisogna incastrarlo bene, a volte non entra e serve che gli si dia una botta sotto, non che sia un gran problema. La cosa che ho notato che funziona bene è o tenere premuto il tasto di sgancio, inserirlo e mollarlo, questo è bloccato lì, oppure quando raggiungete un certo feeling con l'arma, sganciarlo e quando andate a inserire tenerlo ben premuto nella parte più avanti del ricevitore, quindi sostanzialmente fargli fare il bordo. Basta prenderci un pochino la mano. Inutile dirvi che i tasti sono fatti veramente molto bene, vanno a sganciare le cose come devono e che tutti i tasti di sgancio e il resto sono fatti da Dio. La leva d'armamento, come vedete, va ad aprire ovviamente l'otturatore, come in quell'originale serve, se volete incastrarla del tutto, spingerla avanti e una volta che avete finito di regolare questo pap rotativo incredibile, andate a premere il tasto di sgancio dell'otturatore e quindi va a chiudere quell'ultima piccola fessurina che rimarrebbe aperta. Il caricatore è bifilare con indicatore di carica qua dietro, perché potete vedere i pallini direttamente dalla parte posteriore, il che mantiene un minimo realistico ovviamente questo caricatore fatto veramente molto bene, di ottimo polimero e con loghi originali SIG ovviamente sul fondello. Raga, ormai sono diventato un maestro nell'infoderare questi caricatori. E tiene 100 colpi, quindi sì, ne tiene pochini, un pochino come il Vector, ma tranquilli, ci saranno altri paragoni tra questo fucile e il Vector, forse molti di più di quelli che ci saranno con il suo Senpai. Paramano veramente molto corto, all'interno del quale va la batteria ovviamente, perché qui troviamo un calcio ovviamente standard che normalmente si monta sull'MCX, mentre su questo MPX viene montato ovviamente quello al contrario, mentre poi sull'MCX invece viene montato quello PDV che vedete là dietro. Molto comodo, non si muove minimamente, un calcio veramente solidissimo e che ci obbliga ovviamente ad andare a mettere le batterie all'interno del paramano, che è fatto in maniera veramente, veramente bella, fatta bene insomma, ho sbagliato a formare l'aggettivo ma avete capito. Unica piccola feature che non mi fa impazzire è che ovviamente si vede la batteria attraverso e che può trasbordare da qua sopra, ma c'è una soluzione molto semplice che vi faremo vedere dopo. Non mi soffermo più di tanto sugli interni perché questo affare è veramente spettacolare anche in quelli, è ovviamente un interno VFC standard e ha la stessa roba all'interno dell'MCX normale, quindi motore high speed high torque, veramente molto interessante, bocole cuscinettate da 8 mm, bla bla bla, tutta roba che la maggior parte di voi non sa neanche
neanche cosa vuol dire, trovate ovviamente il link del preordine del prodotto qui sotto, quindi se volete sapere un pochino più di specifiche interne per voi che siete smanettoni, trovate tutto lì. L'unica altra cosa interessante, ovviamente, lo pap rotativo veramente ottimo e la canna di precisione, anche perché questo fucile pesa 2540 grammi, quindi 2 chiletti e 5 abbondanti, ed è lungo indicativamente 638 mm col calcio completamente aperto, quindi è sì pesantino, per quanto non lo sentite, come vedete lo sto tenendo su con una mano senza problemi perché è ben bilanciato come le armi vere, e in più ha il vantaggio di essere veramente molto corto, perfetto per il CQB. Ovviamente monta una canna di precisione che era essenziale per permettergli di sparare abbastanza lontano senza sacrificare la precisione, da una canna per l'appunto di precisione, come già detto, da 168 mm. In sostanza è top quality VFC all'interno, con anche delle accortezze maggiori, compreso per esempio il fatto che si può andare a fare il cambio molla rapido, cioè ha il cambio molla rapido. Ah, e già che ne stiamo parlando, ovviamente ha gli stessi attacchi posteriori, quindi sostanzialmente un attacco RIS, quello che c'è qui dietro, che vi permette di andare a staccare questo calcio e renderlo intercambiabile sia con quello dell'MCX normale che con una miriade di altri calci che vi farò vedere dopo nella prova di customizzazione che abbiamo fatto su questo affare. Perché sì, io in realtà lo sto girando adesso, ma la prova di customizzazione l'abbiamo fatta prima, è veramente una figata come è venuto, e l'abbiamo fatto per voi così che possiate assaggiare il massimo di quello che questo affare può dare. È ovviamente iper ultra ergonomico e comodo da utilizzare per tanti motivi, e sinceramente una comodità ed ergonomia simile la si può trovare solamente su certi modelli mitragliette di fascia alta, vedi Vector o vedi MP7, ma adesso ci arriviamo. Prima di farvi vedere il custom, mi piacerebbe spendere due parole per parlare di quello che non mi piace di questo fucile. Sì, perché, come già detto, fatta eccezione per certe features come il fatto che nel paramano la batteria possa spuntare o si veda, che sono facilmente sistemabili e risolvibili con una serie di accessori che tra l'altro vedrete a brevissimo, l'unica cosa che lascia un po' a desiderare è il prezzo su questo fucile, perché come l'MCX lì dietro è un Gucci Gun, ovvero si fanno pagare di più perché ovviamente ha loghi originali e lo producono solo loro. Stessa cosa che viene fatta col Vector, stessa cosa che viene fatta con l'MCX, stessa cosa che viene fatta su questo MPX. Niente di nuovo sotto il sole. Devo anche dire però che per la qualità totale della replica questa spesa in più è abbastanza giustificata, se devo essere onesto, perché preferisco pagare magari quei 150 euro in più e avere un prodotto veramente che non ha una sbavatura, che sia una, rispetto che andare a risparmiare anche 200-300 euro e ritrovarmi con un guscio inutile che non vuole nessuno. Perché tutti quelli che continuano a spingere e dire che Specna è incredibile, facciamo una bella live dove ne parliamo. In ogni caso sì, l'unico problema è che ovviamente si fa pagare, e si fa pagare caro, anche più di quello che sarebbe necessario. Non volendo però andare a criticare le scelte di Seagear, visto che produce componenti, ripeto, super ottimi, passiamo direttamente al custom. Questo è l'aspetto che ha la mitraglietta definitiva, a mio parere. Come potete vedere, gli abbiamo montato tutti gli accessori del caso, quindi un thumb stop per andare a impugnarlo così e poter andare ad attivare la torcia in maniera comoda, un unpack, la torcia, e gli abbiamo montato anche questo bel silenziatore che fa in modo che la batteria non si veda e non possa saltare fuori. Questi copririsk vanno a nascondere il fatto, per l'appunto, che ci siano i cavi dentro per aumentare al massimo il realismo, e poi dopo l'unpack lo si attiva col pollice sopra. Un bel mirino AIM-O che, come potete vedere, tanta roba, e poi gli abbiamo montato il calcio Seagear. Montato questo tipo di calcio perché ovviamente è uguale a quello vero, quindi sono ovviamente compatibili, e grazie a quel sistema che vi dicevo qui potete letteralmente toglierlo e montarlo dove vi pare. Vedendo questo è impossibile dire che questa piattaforma sia brutta, perché è veramente spettacolare, non si discute. Posso respirare, volevo rendere il video bello scoppiettante per evitare di metterci delle pause. Spero che vi abbia gustato un taglio un pochino più serrato. Conclusioni finali. Cosa posso dire di questa replica? È letteralmente la mitraglietta definitiva. Questo a mio parere. Perché non c'è un'altra piattaforma che possa vantare la stessa qualità dei componenti esterni, interni ed ergonomia. Neanche il Vector, a mio parere. Anche perché questa piattaforma nasce proprio per andare ad uccidere e combattere l'MP5, che è una piattaforma molto vecchia che, anche provando a rinnovarla un pochino, tende a zoppichicchiare un pochino. Questa è la mia opinione. Stessa cosa per l'MP7, stessa cosa per il Vector, che per quanto bello secondo me come ergonomia lascia un pochino a desiderare, e chi ne ha ne metta. Non cito nemmeno le mitragliette come la RP9 o l'MCX9 di G&G, che per me sono proprio fuori scala, perché si parla di due prezzi completamente diversi e di prestazioni nettamente diverse e inferiori.
Questo fucile offre tutto quello che una buona mitraglietta da soft air deve avere: ergonomia, compattezza, ottima qualità dei gusci esterni con loghi originali, se siete fan di questo genere di cose, o comunque esterni che non si graffino e resistono alle imperturbabilità del tempo, qualunque cosa essa voglia dire, e soprattutto che permette veramente di giocare e divertirsi da matti. Punto. Ovviamente questa è la nostra visione su questo determinato prodotto. Vi ricordo che ci sono i preordini direttamente da Monopoly Software oppure direttamente il prodotto, a seconda di quando state vedendo questa recensione. È un messaggio ai voi del futuro. Inception. Interstellar, dovevo dire. In ogni caso trovate tutto linkato in descrizione e vi consiglio di dargli un'occhiata, soprattutto di andare a vedere il sito del Monopoly Software Shop, perché anche se questo prodotto non vi interessa, trovate un sacco di attrezzatura da software a ottimi prezzi e soprattutto un sacco di roba tattica che fa sempre bene, non è mai un problema averne un po' in giro, Detto ciò, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ricordo di andare a guardare anche Instagram, ragazzi, Instagram, facciamo i sondaggi, vi chiediamo le cose, vi rispondiamo alle vostre domande, è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi auguro un ottimo sabato, un sacco di pallini sparati dalle vostre incredibili repliche da soft air e come al solito, stay hungry!